sinceramente mi auguro di non incassare le gol, quindi mi auguro che sia una partita equilibrata, ripeto, dove che sulla carta magari Livorno può avere sicuramente qualcosa in più di noi, però come ho già detto in settimana, il bello del calcio è che a volte magari il campo può ribaltare i pronostici della carta o dei giocatori che vanno in campo. Tutti e due giocano con 4-3 e più propensi alla fase offensiva piuttosto che solo alla fase difensiva, e ripeto, sarà una partita molto dura e dove saranno molto importanti gli episodi, quindi dovremo essere bravi e concentrati a far sì che gli episodi vengano dalla nostra parte. Io penso che il reparto d'attacco sia da temere completo, tutti, anche Calabino, che in questo momento non parte da titolare, quindi ripeto, penso che sulla carta, se andiamo ad analizzare, penso che sia una delle squadre più forti del campionato, quindi, ma anche dietro c'è un giocatore come Emerson, ripeto, la maggior parte giocavano in Serie A, e quindi massimo rispetto per la squadra che affronteremo domani, ma sicuramente senza paura. Numericamente mancano due punte centrali che possono essere Tiam e Alberto, è chiaro che le scelte sono più facilitate, ma comunque rimangono sempre anche altri giocatori, le alternative numericamente sicuramente sono minori rispetto all'altro. Prima della partita, quando andrò a salutare l'allenatore della squadra avversaria, è una persona che per 2 anni mi ha allenato, quindi lo saluterò in modo diverso perché comunque ho un po' più di confidenza rispetto agli altri, però per quanto riguarda la giornata oppure la settimana, per me non cambia assolutamente niente.